Good morning YouTube, signori bentornati sul canale. Come sempre in descrizione vi ricordo il link per andare a scaricare OneFootball, l'applicazione per restare sempre aggiornati col mondo del calcio. Attenzione che in questi giorni c'è anche un bel concorso che vi permette di vincere 3 biglietti per andare a vedere una partita di Champions a scelta, quindi voi più due amici. Vi basta scaricare l'app, è spiegato lì dentro tutto come funziona. Finalmente torniamo a parlare di magliette, di divise delle squadre da calcio dopo un bel po' che non lo facevamo, ragazzi. I campionati sono iniziati tutti, le squadre però non tutte hanno ancora rivelato tutte le loro maglie. Basti pensare al Paris Saint-Germain che ha appena svelato la terza maglia con il solito template per tutte le squadre della Nike. Oggi vi porto, e dopo voglio sapere nei commenti cosa ne pensate, la mia top 10 delle maglie delle squadre di Premier League. Poi se vi piace lo faremo anche magari sulla Bundes, sulla Serie A ovviamente, e poi chissà perché no, anche sulla Liga. Nei commenti poi, ragazzi, ovviamente queste sono opinioni personali basate sui miei gusti, quindi ci sta che a qualcuno magari non piaccia, ma non serve che mi dite ma no qua, ma là, su e giù. Se volete dirmi la vostra potete farlo tranquillamente, ma con educazione, mi raccomando. Bene, direi che possiamo pure cominciare subito dalla posizione numero 10 della mia classifica, dove abbiamo la terza maglia dello Stoke City, questo bianco con pantaloncino blu, con questa fascia praticamente fatta a righe orizzontali con una sfumatura dal rosso al blu, il dettaglio molto carino sulle maniche da una parte rosso, da una parte blu, anche i calzettoni, anche quelli con la sfumatura. Sicuramente qua nelle immagini che ho di Sacili dovranno dargli un paio di pantaloncini un po' più piccoli perché sembra un b-boy così. Ad ogni modo, questa, pensate, è la prima terza maglia nella storia dello Stoke City. Il design è identico a quello della seconda maglia, però quella è blu e non mi piace tantissimo come colore di fondo al posto del bianco. Questa qua invece è carina, particolare, devo dire l'ho messa proprio come decima maglia perché ha quel non so cosa che mi piace, fatta dalla Macron, un bel lavoro, direi che ci sta bene. Nona posizione abbiamo la maglia in casa del Liverpool, signori. Liverpool che nel 2017 festeggia 125 anni di storia, i kit per la prossima stagione sono ispirati al passato. Quello della divisa in casa è ispirato alla maglia classica degli anni 70. Direi che New Balance ha fatto veramente un bel lavoro perché abbiamo questo bellissimo dettaglio di bianco sia sul colletto che sulle maniche alla stessa maniera, quindi poi con una linea sottilissima rossa e poi di nuovo bianco, veramente fatto bene. Mi piace anche il discorso delle linee tono su tono che vanno come a definire la maglia, ma che rimane sempre in rosso, logo dello sponsor tecnico, logo dello sponsor in monocromatico bianco che sapete ormai è la mia fissa. Anche il dettaglietto qui del traspirante sul lato della maglia in bianco, veramente carina, veramente fatta bene. Restiamo sempre sul rosso, posizione numero 8 abbiamo la divisa fuori casa del Watford, realizzata da Adidas. Non mi piace tantissimo il logo dello sponsor 138.com, quello che è sulla manica, perché è troppo grande secondo me, potevano fare qualcosa di meglio. Però la fascia orizzontale nera con la linea bianca sotto, più le classiche tre strisce Adidas sulle spalle in bianco, la rendono una divisa molto carina. Secondo me una di quelle che potremmo andare ad utilizzare in FIFA, perché sapete che io guardo anche molto le divise come sono poi nel gioco di calcio. Questa devo dire che è veramente carina. Saliamo di una posizione e andiamo alla numero 7, dove abbiamo la divisa fuori casa del West Bromwich, ragazzi. Questa devo dire è molto molto bella, realizzata ancora anche questa da Adidas, maglia bianca con le spalle rosse, con il collo blu scuro molto bello, anche le strisce Adidas sul fianco blu scure molto belle anche queste, il colore dello sponsor rosso che riprende quello delle spalline per dare questo bilanciamento, ci sta alla grande. Pantaloncini rossi e calzettoni rossi, tutti con il dettaglio blu scuro, numeri dietro rossi. Questa è una maglia, a me piace, sinceramente
mi ricorda un po' le divise delle squadre dell'MLS, tipo i Chicago Fire o anche quella di una squadra messicana di cui adesso non mi viene il nome. Veramente questa è bella, questa qua è proprio è bella, non è niente di particolare, però guardarla così a me piace veramente un casino. Saliamo ancora, avviciniamoci alla top 5. Al numero 6 abbiamo la maglia in casa del Tottenham. Questa è molto proprio minimal, semplicissima, realizzata da Nike, che è il nuovo sponsor del Tottenham. Qua abbiamo maglia bianca, piccolissimo dettaglio sul colletto con queste due linee blu. Sponsor tecnico, lo swoosh della Nike in blu. Il logo del Tottenham, anche questo blu e bianco. Il logo dello sponsor in rosso, che va a staccare ma ci sta benissimo. Abbiamo questa linea sotto blu di questi kit della Nike, con poi i pantaloncini blu. Veramente, qua siamo proprio al trionfo del minimal, ragazzi. Questa è semplicissima ma è bella così. Come alla posizione numero 5, anche qua ho messo un'altra divisa praticamente monocromatica. Parlo del Chelsea, ancora sponsor tecnico Nike, e qua ormai avremo 8 miliardi di commenti, ma come cazzo lo dici, ragazzi? Lo dico come lo pronunciano in America, dove c'è la Nike, dove esiste l'azienda e loro la chiamano così. Se voi andate in America dicono Nike e Adidas, se venite in Europa dicono Adidas, come è giusto che sia perché l'Adidas è tedesca, e Nike. E spero di averla chiusa qua, perché ormai ne ho pieni maroni dei commenti, che so già che ci saranno di qualche minchione. Chiusa questa parentesi, anche qua trionfo del minimal, questo bel blu proprio scuro ma carico, vivo, veramente bella. Poi la cosa bella secondo me del kit del Chelsea è il fatto che anche i pantaloncini sono blu ma i calzettoni sono bianchi, che va a staccare, non dà magari un tono che sarebbe altrimenti veramente pesante, e proprio è bella nella sua semplicità. Adesso arriviamo a dei kit veramente che a me piacciono tantissimo. Abbiamo di nuovo il Liverpool alla posizione numero 4 con la divisa fuori casa, che personalmente mi piace veramente un sacco. Anche questa è ispirata al passato come la prima divisa, questa però è ispirata alla stagione 95-96. Abbiamo praticamente questi riquadri da una parte bianco incrociati poi dall'altra parte con le linee verticali verdi, pantaloncino nero, il calzettone con il dettaglio sia nero che verde, il logo del club, il logo dello sponsor, il logo dello sponsor tecnico in nero, il dettaglio in nero sul colletto, non l'hanno neanche rovinata, che secondo me avessero messo il nero sulle maniche avrebbe fatto uno schifo, invece l'hanno lasciate bianche così. Questa è veramente una divisa col completo, ripeto, coi pantaloncini neri, i calzettoni bianchi, neri e verdi, una delle più belle secondo me della Premier League di questa stagione. Al terzo posto però, quindi sul mio personalissimo podio, ci metto la divisa in casa del West Ham. Perché? Perché qualcuno dirà, ma è sempre uguale. Sì e no. Allora, intanto cominciamo a dire che la cosa, diciamo, più bella di questa divisa è proprio il fatto che abbiano dato un tocco molto semplice, che però va a variare la monotonia di tutti gli anni, ovvero questa grafica a V che scende su un tono più scuro di marrone, di bordeaux, di come vogliamo chiamarlo, nella parte centrale, è proprio una cosa messa là benissimo. Poi le maniche azzurre con la trama del logo della Umbro tono su tono, anche qua bellissima. Dietro sul colletto la scritta The Hammers con la bandiera inglese. Pantaloncini bianchi, i calzettoni bianchi con la fascia azzurra e quella bordeaux. Proprio una divisa secondo me spettacolare, che nella mia classifica si merita il terzo posto. Andiamo a vedere chi c'è alla seconda posizione. Ho messo la maglia in casa del Southampton. Questa, ragazzi, anche qua siamo di nuovo a divise che traggono ispirazione dal passato. Questa prende idea dalla divisa usata da questa squadra a cavallo tra 1980 e 1985. Anche qui non c'è niente di particolarissimo, però è bella, è una grafica semplice. Abbiamo questa fascia bianca centrale contornata da queste linee nere, bellissimo il discorso delle maniche con finisce il rosso e hanno le linee bianco nero rosso, il colletto anche qua bello, nella parte bianca della fascia centrale abbiamo il disegno che va a fare questo collo a V, anche se è finto, in rosso. Dietro invece è bianco. La fascia bianca c'è anche dietro dove ci sono i numeri. Una maglia
per me, poi anche con lo sponsor Vingil Media in rosso che va a riprendere i colori della divisa, proprio il top, ragazzi, bellissima. Primo posto però, signori, alla seconda maglia del Manchester United. Questa è, da quando l'ho vista ho pensato veramente che fosse stupenda. Ne ho già parlato in un altro video, ho anche già detto, anche questa trae ispirazione alla maglia iconica del Manchester United delle stagioni 90-92, vi metto qua l'immagine, quella era proprio veramente una cosa fuori di testa. Questa qui è veramente veramente bella, con questa trama ripresa, con questi toni di grigio. Il pantaloncino è completamente nero come il calzettone, poi sopra le maniche c'è la fascia nera. È veramente una maglia bellissima, secondo me la più bella che c'è in Premier League quest'anno. Oltre a queste 10 maglie, facciamo una menzione particolare alla terza maglia dell'Everton, ragazzi, che arriva con queste strisce verticali nere e viola e dettagli fluo, con il logo stilizzato in giallo fluo, il logo della Umbro fluo, il logo dello sponsor Sport Pesa fluo, anche questo, le linee sulle spalle. Questa secondo me in FIFA 18 andrà via come il pane, ragazzi. Bene signori, nei commenti fatemi sapere, mi raccomando, se volete altri video sulle divise degli altri campionati. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Mi raccomando, in descrizione i canali dei Brainless, tutti i miei social, seguitemi su Instagram, Twitter, eccetera eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, con tanta qualità. Ciao belli. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder.